Salve a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con i cinepatici. Questa scena ci introduce nel mondo dell'appuntamento di questa settimana. Potete intuire chi sia il protagonista. Il titolo è Il dibattito no, anche un bel punto esclamativo, quindi qualcosa forse potete intuire. Vi ricordo che su Facebook c'è una vera e propria diretto scat di queste amenità, quindi pre-post trasmissione, quindi potete andare, diventare fan, commentare, insultare gli ospiti, se li vedete per strada anche a maggior ragione. Tra l'altro ogni tanto il termine cinepatico è utilizzato spesso, anche lo Zanichelli lo inserirà come un insulto dei più biechi. E poi potete scriverci cinepatici@gamesu.it. A questo punto facciamo un appello. Nanni Moretti è il protagonista di questo appuntamento, come possiamo aver intuito. Vieni Nanni, sono anni che ti aspettiamo, ci proviamo in tutti i modi a farti venire, quindi Nanni vieni, ti aspettiamo, questo salotto ti aspetta, quindi non fare rompipalle, vieni una volta tanto. Detto questo presento gli ospiti di settimana, mi sono beccato un schiaffo, la prossima volta Nanni Moretti mi incrocerà, però vediamo gli appuntamenti, direi proprio degli ospiti particolarmente morettiani, fin dal fisico. Abbiamo fatto un lavoro anche proprio sull'introiezione, introspezione di quello che è la proiezione del fisico morettiano nell'ospite cinepatico. Quindi Boris Sollazzo, molti ritenuto il Nanni Moretti e basta. Sì, noi quattro, il Nanni Moretti e basta. Noi quattro siamo i migliori nanni della nostra vita. Okay. Beh. E Mattia Pasquini, che salutiamo e ringraziamo. Salve. Alessandro De Simone, con l'occhiale supereroico quest'oggi. E poi Harry Pioggia di Sangue, è stato citato da Nanni Moretti come prototipo del cinema che lui non ama. Daniela Catelli, che invece ama entrambi i cinema. Possiamo dire questo. Yeah. Allora, vedremo un po' di curiosare all'interno della sua carriera, andiamo a ripercorrere come di consueto quello che lui ha fatto e ha realizzato. Però io volevo fare un piccolo così giro introduttivo e ragionare un po' sulla figura di Nanni Moretti, perché Nanni Moretti è una figura che divide radicalmente. Così come forse Woody Allen nel cinema americano, Nanni Moretti, con il suo interpretare in maniera molto personale i propri ruoli e la recitazione, è qualcuno che divide, quindi o lo si ama o lo si odia. Come ci si schiera noi all'interno di questo salotto? Ma io non lo amo e non lo odio, ho odiato certe sue cose, appunto certe sue affermazioni, lo trovo un grandissimo talento. Secondo me questa cosa è nata dall'inizio, quando lui appunto rappresentava nei suoi film, tra l'altro i migliori secondo me, il personaggio di Michele Apicella, che in parte è lui, ma in parte non è, appunto esaspera tutte le sue idiosincrasie eccetera, per cui la gente l'ha immediatamente identificato con quel personaggio. Come Woody Allen, come succede, sì, a Woody Allen. Esatto, poi lui all'epoca andava anche in televisione, litigava con Monicelli, attaccava al cinema, no? La classica commedia italiana, quindi era antipatico, faceva l'antipatico. Poi con gli anni so che si è un po' ammorbidito, insomma, quindi questa antipatia a volte succede, insomma, io per esempio lo dico e non lo nego, ho molto antipatico, l'ho conosciuto Paolo Sorrentino, e alle volte non riesco a prescindere da questo giudizio negativo verso di lui, anche vedendo i suoi film che mi fanno abbastanza schifo, quindi cioè, capisco anche chi odia Nanni Moretti, ecco, con questo detto. Sorrentino ti ha lasciato proprio una bella impressione. Saluto Paolo Sorrentino. Chiamiamola per l'appuntamento. Prima Sorrentino. Di parlare, di dare la mia impressione su Moretti, ti devo dire una cosa. Allora, io e Sollazzo, che stavamo a Bologna al Biografi Film Festival la settimana scorsa. E chi se l'è perso, peggio per loro. Esatto. Ci è successa una cosa assai divertente. Ci ha fermato una ragazza, è già questo. È incredibile. Capita così raramente che uno se lo segna nell'agenda. E ci ha chiesto la seguente cosa. Posso farmi una foto con i miei due cinepatici preferiti? Oh, e già questo è ancora più impressionante. E adesso ho capito che ci ha insultato, come hai detto tu prima, perché entra nello Zanichelli come insulto. Quindi volevo darti questo ricordo personale. Ha detto anche, è l'unica cosa che vedo alla televisione, quindi credo che per qualche guasto al suo ricevitore del digitale terrestre sia fissa sul camion. Stiamo cercando di creare un sistema totalitario anche all'interno dei media, e quindi fare un canale unico. Mattia, per Nanni anche... sì o Nanni no? Nanni sì, a me Nanni tutto sommato trovo del buono più o meno in tutto quello che ha fatto, senza che questo escluda delle critiche, però a me Nanni piace, nel senso che ha un suo stile nel suo corso, nel suo svilupparsi, poi chiaramente i dettagli li vediamo poi. Li vedremo come no, volta per volta. Tu sei... Io ci sono, a parte il fatto che cerco di emularlo fisicamente, no, devo dire che io sono un morettiano antimorettiano, nel senso che lo considero per la sua prima metà della carriera, se non il miglior regista italiano, insieme a Petri, uno dei migliori registi italiani, proprio l'ho amato visceralmente. Mi viene in mente un titolo di un film non suo, e vorrei parafrasarlo, perché è Maledetto ti amerò, nel senso che forse la delusione per la seconda parte della sua carriera nasce
nasce da questo grandissimo amore, da questa passione per quello che, esatto, per quello che ha fatto. Sono fiducioso perché secondo me forse si sta aprendo una terza era di Nanni Moretti che sarà molto migliore della seconda. Abbiamo visto prima la... una delle immagini che più mi ha irritato della sua seconda cinematografia, e questo, di questo ti ringrazio tanto. A proposito, dell'antipatia, io ti devo dire che invece con me lui è sempre molto cortese, quindi sempre molto carino. Si è ammorbidito, evidentemente, dai tempi di io sono era chiaramente ironico, no? Ovviamente. Ah, sì? Ok. 1976, girato in Super 8 con gli amici, un vero e proprio esperimento, direi quasi a 23 anni praticamente arriva questo Gola film. Profonda. Ah, no. No, io sono autarchico, che potrebbe essere il suo Gola Profonda, se vogliamo, insomma, ha girato per il Film Studio di Roma per molte settimane, ha catturato l'attenzione di molti, appunto come un piccolissimo prodotto semi-amatoriale. Allora, vediamocene una clip di un Nanni Moretti di molti anni fa, è molto più giovane. È veramente girato con gli amici questo film, è veramente un film semi-amatoriale che riuscì però ad arrivare anche, addirittura poi ristampato in 16 mm in festival come Berlino, anche la Rai, insomma, Moravia ne parlò sull'Espresso, insomma, iniziò piano piano a crearsi una sua vita in qualche modo. E qui forse è Nanni Moretti, insomma, che inizia a creare anche il personaggio di Michela Picella, quattro film lo accompagneranno in questo personaggio, fino ad arrivare poi a Eccebombo, che è il suo primo film vero e proprio, direi, all'interno di una semi-industria, pur essendo ovviamente un film a bassissimo budget, che addirittura inizia il suo rapporto con la Francia che segnerà molto della sua carriera, pensate, venne presentato in concorso al Festival di Cannes, 1978, e allora vediamoci una scena celeberrima su una telefonata prefesta, visto che noi andiamo in onda spesso il fine settimana, magari queste telefonate avvengono ancora oggi, il dubbio vado, non vado, vediamo. Allora, i primi due film, Eccebombo forse è tra i migliori, poi dopo vedremo come al solito il macabro rituale del film preferito. Però ecco, qua inizia a creare proprio delle frasi, dei modi di dire che hanno accompagnato, direi, la formazione di molte generazioni, ormai di un paio di generazioni, no? Beh, poi soprattutto la generazione degli anni 70, cioè chi aveva 14, 15, 16 anni negli anni di Io sono un autarchico e Eccebombo, è andato a vedere quei film o al Film Studio o al Labirinto, vabbè, Eccebombo ebbe ovviamente una distribuzione molto... molto più capillare rispetto al primo. Il Moretti della, che ancora oggi probabilmente conosciamo, che molte persone pensano sia così, è nato lì. Poi diceva giustamente Boris, in realtà lui ha avuto una serie di fasi. Michele Apicella è arrivato fino a un certo punto, poi è partita la sua fase introspettiva e personale. È vero che adesso probabilmente con il Caimano e soprattutto con Abemus Papam, che aspettiamo ovviamente in concorso a Cannes con premio al miglior attore, a Piccoli già assegnato per quanto ne penso, e apre nuovi scenari, cioè con un Moretti che probabilmente raccoglie, ha voglia di raccogliere un'eredità che era quella di Petri, l'ultimo Petri, quello di Todomodo, soprattutto quello più legato a Sciascia. Il Moretti degli anni 70 è un ragazzo che ha voglia di protestare, ma lo fa nella maniera più intelligente possibile e anche nella maniera più poetica possibile. Ci sono alcuni punti di Eccebombo, soprattutto quello storico in cui loro stanno ai cancelli di Ostia e arriva lo straccivendolo che urla Eccebombo, che è veramente una fotografia di quei tempi brutti, incasinati, ma allo stesso tempo incredibilmente vivi. E la ricerca dell'alba all'interno del contesto geografico, dalla parte sbagliata, è direi una metafora davvero fantastica. Esatto. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo e parleremo ancora di questi primi film della carriera di Nanni Moretti. Tra l'altro 2 miliardi di lire incassò al film all'epoca, che davvero non è niente male. Ci vediamo fra pochissimo ancora con i cinepatici.